finisce così, con la mano che scivola giù di una Liliana Morente e con la disperazione di Totò, o forse dell'uomo Antonio De Curtis, che non credeva che avrebbe avuto questo triste epilogo, ovvero che la sua donna, dopo il suo allontanamento, per il dolore avrebbe deciso la notte del 3 marzo 1930 di togliersi la vita. Il cortometraggio dedicato alla travagliata storia d'amore tra il principe della risata e la soubrette Liliana Castagnola, interpretata dall'attrice Ambra Hermin. La coppia si conobbe al teatro Odeon e tra uno scambio epistolare e l'altro nacque una breve ma intensa storia d'amore. Il carattere eccentrico della soubrette, con un passato burrascoso, aveva già rovinato industriali e ricchi signori, e Totò, all'epoca giovane artista all'inizio di una illuminata carriera che non si sentiva di accollarsi un amore incerto, tra l'altro affetto da una forte gelosia. Lo conosci quel signore? Mai visto. Sarà uno dei miei soliti ammiratori. Credo che la prossima volta dovremo trovare un locale più riservato. Resero il rapporto difficile fino a quando lui non decise di allontanarsi e lei di porre fine alla sua esistenza, lasciandosi tra le mani proprio una lettera per il suo amato. Una vicenda che l'autore dello short movie, Umberto Del Prete, che interpreta per l'appunto il ruolo del protagonista, ha voluto prendere a modello per raccontare l'uomo più che l'artista, in un lavoro che ha visto la partecipazione degli attori Gianni Parisi nei panni del padre Giuseppe, Margi Villa del Priore, Ciro Giorgio, Giuseppe De Felice e Nicola Lettiero, con la fotografia di Raffaele Franzese per la regia di Emanuele Pellecchia. Un lavoro realizzato con pochi mezzi, ma che sarà presentato a diversi festival e che si è già aggiudicato riconoscimenti per la regia e la fotografia alla rassegna Pulcinella Mente. I mezzi sono stati veramente pochi, ma non è tanto il problema dei mezzi, ma il raffigurare in una storia realmente accaduta, ma una storia triste realmente accaduta, l'uomo Antonio De Curtis. Il film, presentato questa mattina in anteprima per la stampa nella Sala Cirillo di Palazzo Matteotti, alla presenza della consigliera delegata alla cultura della città metropolitana, Elena Coccia, è dunque ambientato nella Napoli degli anni 30, con location che ne restituiscono intatta la bellezza e il fascino. Abbiamo voluto utilizzare appunto una luce abbastanza calda per cercare di arrivare nel vero a quello che era quel periodo. È stato un azzardo più che una lavorazione, abbiamo voluto lavorare già anche direttamente in camera per rendere ancora più visibile quello che era il periodo degli anni 30. Il cortometraggio è forse la prima e unica opera cinematografica in cui si racconta e si fa rivivere sul grande schermo una vicenda relativa alla vita dell'artista napoletano. All'epoca della relazione con la Castagnola, Totò non aveva ancora conosciuto quella che poi diventò sua moglie, Diana Rogliani. Nonostante il tragico epilogo, tuttavia, pochi conoscono la vera storia di Totò e Liliana. Se ne è parlato poco, è una vicenda che si conosce poco, e quindi ho voluto, diciamo, rendere omaggio a questa donna in onore, diciamo, non solo della sua memoria, ma anche un primo approccio verso l'uomo Antonio De Curtis. Anche Totò ha voluto rendere omaggio a questa donna, poi. Esattamente, perché ha voluto dare il nome alla prima figlia, Liliana, e ha voluto per sua volontà che la salma di Liliana fosse seppellita nella cappella personale di famiglia.